Questo è il clima e l'ambiente che incontreranno su molti campi di gioco gli arbitri di Serie A nelle gare di playoff. La tifoseria, dà vita sugli spalti, ha un vero happening, che passa dallo spasmodico incoraggiamento alla propria squadra ai giudizi più trancianti verso le decisioni arbitrali. Ogni valutazione sarà vissuta come un momento assoluto, in cui l'arbitro diviene colui che può determinare, con una sua decisione, le sorti di un intero campionato. Ogni anno, alla vigilia dell'inizio dei play-off, la federazione sente la necessità di riunire gli arbitri che dirigeranno i vari incontri, per prepararli psicologicamente e tecnicamente al gravoso incarico che dovranno espletare. Oggi è una giornata importantissima e fondamentale, che noi viviamo sempre con grande tensione ma anche voglia di fare questo giro di boa, perché se dovessimo confrontare il campionato a una regata, noi siamo proprio al classico giro di boa, dove la seconda parte è quella che diventa importante, interessante, perché rimangono le barche che hanno navigato meglio e quindi siamo nella parte conclusiva ed è quella che poi decreterà e si concluderà col V-Day che abbiamo a Roma. Quindi è un percorso molto importante, stimolante, perché chiaramente oggi ci sono quelli che noi pensiamo essere gli arbitri che per esperienza, per anzianità e per tutti i loro requisiti sono quelli che potranno garantire al meglio il servizio arbitrale in queste partite, alcune delle quali saranno sicuramente complicate, con molta tensione, però noi siamo fiduciosi. Innanzitutto la giornata è bella perché ci permette anche di ricordarci. I massimi vertici del settore arbitrale sono tutti presenti a supportare con i loro interventi la decisione degli arbitri scelti per i play-off di Serie A maschile di pallavolo. La concentrazione dei giudici di gara presenti lascia trapelare la presa d'atto dell'importanza dell'incarico a loro affidato. Ognuno è consapevole che la propria prestazione sarà determinante sia per le squadre impegnate che per il giusto apprezzamento della propria carriera arbitrale. C'è stato per 13 anni, il 31 del secondo gruppo, un discreto impiego in ambito maschile. Credo che questo sia soddisfacente per gli arbitri del secondo gruppo, un sostanzioso impiego in A1 femminile e poi un impiego in A2 maschile, sicuramente per partite. Abbiamo chiesto al commissario di ruolo A, Vito Santeachille, quali sono le caratteristiche e le valutazioni tecniche che hanno portato alla scelta degli arbitri per dirigere le gare dei play-off. Per questi play-off qui a Bologna sono stati invitati gli appartenenti al primo gruppo, che sono arbitri che generalmente arbitrano gare di A1 maschile e qualche volta anche di A1 femminile, e gli arbitri del secondo gruppo che hanno maggiore esperienza e che comunque nel corso della stagione hanno offerto performance rilevanti da un punto di vista tecnico. E in questa scelta possiamo annoverare qualche giovane speranza per il futuro? Allora, nell'ambito delle persone qui presenti non ci sono i giovani su cui noi puntiamo, perché sono stati neoimmessi quest'anno nel secondo gruppo e per una scelta del settore non sono stati invitati a questa riunione, anche se qualcuno di loro potrà partecipare ai play-off, perché non dimentichiamo che oltre ai play-off maschili ci sono anche i play-off femminili e quindi loro avranno pieno titolo a partecipare ai play-off di A2 femminile, insomma. Ha preso poi la parola il designatore del ruolo A, Giuseppe Caldarola, che ha illustrato le modalità di impiego arbitrale nel corso della stagione agonistica 2010-2011. Abbiamo il designatore nazionale di Serie A, siamo alla vigilia del playoff e del momento clou del campionato. Quali sono le problematiche che presentano le designazioni in questo momento? Ma sicuramente in questo momento le problematiche possono essere relative alle tempistiche delle designazioni e anche dal punto di vista degli arbitri da selezionare per inviarle sui campi nel modo corretto. Quindi il discorso di tecnicamente gli arbitri che hanno dato
una risposta durante il campionato positiva, e però la cosa più fondamentale in questo periodo, visto come sono state decise le date dei play-off, anche dal punto di vista di tempistiche e di trasferta degli arbitri stessi. Quindi credo che tutto il settore arbitrale convocato è un po' in fibrillazione. Ma no, siamo di fatto abbastanza tranquilli, perché ripeto, dal punto di vista del risultato e delle risultanze durante il campionato sono state risultanze tutte positive, quindi siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Io parlerò poco, vi farò vedere un po' di cose. Io mi auguro che ognuno di voi si dedichi un po' ai filmati che vi interessano, anche perché dai filmati si può trarre qualche evidente aiuto. Guardate il segno Buddi con la mano alzata, no? Diego comincia a vedere e poi la fede rischiata, giustamente, no? Grande interesse e attenzione durante l'intervento tecnico del responsabile nazionale CQN Stao Benito Montesi, che ha presentato una serie di filmati su varie prestazioni arbitrali, focalizzando di volta in volta gli aspetti tecnici positivi e le eventuali manchevolezze. E senza quell'altro che sa come funziona il referto, e non lo sa nessuno praticamente, di quelli che si avvicinano al tavolo. Vedete? Come sempre, questa disanima produce momenti di confronto e scambi d'opinioni tra i vari giudici di gara. È tutto un'altra. Che è successo? I partecipanti hanno animato la riunione, ponendo una serie di domande e di verifiche tecniche arbitrali. I stranieri erano diventati troppi e se ne sono accorti. In concomitanza con la riunione arbitrale pre-playoff, si è tenuta una conferenza stampa con la partecipazione dei rappresentanti delle leghe maschile e femminile di Serie A e di giornalisti di alcune testate sportive. Il coordinatore nazionale De Luca, nel prendere la parola, ha illustrato alla stampa specializzata la struttura, gli organici, le attività e i numeri della classe arbitrale. Il commissario del ruolo A, Vito Santi Achille, ha poi risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala, discutendo su diversi temi. Nell'occasione ha presentato i tre arbitri italiani candidati al corso di arbitro internazionale. Tre candidati arbitri internazionali, la prima donna italiana arbitro internazionale. Quali le emozioni che si provano? Le emozioni sono tante, prima di tutto la soddisfazione di raggiungere un traguardo così importante e così ambizioso. C'è la speranza che questa occasione rappresenti innanzitutto un momento per migliorare il proprio livello di arbitraggio, di crescita, di fare esperienze fuori dall'Italia da un punto di vista arbitrale e pallavolistico, e la soddisfazione di essere la prima che riesce ad ottenere questo risultato è sicuramente importante, grande. Massimo Righi, amministratore delegato della Lega di Serie A maschile, ha citato il giocatore del secolo, Lorenzo Bernardi. Non lamentatevi troppo degli arbitri italiani. Ha così voluto salutare i giudici di gara convenuti. Allora, non lamentatevi degli arbitri italiani. Bernardi, oggi tu l'hai detto in conferenza stampa e a questo punto ti chiedo un commento sull'andamento del campionato passato e quali sono le aspettative della Lega di questi play-off. Dunque, innanzitutto noi è parecchi anni, più di 10-12 anni, che abbiamo un percorso molto molto bello e negli ultimi anni assolutamente costruttivo col settore arbitrale. Quindi sia a livello politico che a livello tecnico abbiamo un confronto continuo e di crescita. E questo ovviamente aiuta a superare anche eventuali frizioni, eventuali momenti di tensione durante la stagione, e porta poi a questi grandi risultati anche da parte di allenatori italiani all'estero, che appunto arrivano a dire: non lamentatevi degli arbitri italiani, visto il livello internazionale che
circola, ma noi questo già lo sapevamo da tanti anni, che abbiamo un settore arbitrale assolutamente all'avanguardia. È chiaro che è un settore che può avere nel corso di una stagione qualche problematica su qualche partita, è successo l'anno scorso, l'anno fa, è successo quest'anno, però fondamentalmente siamo contenti di come sta andando anche il rapporto con i giocatori. Noi abbiamo chiesto una maggiore severità da parte degli arbitri nei confronti dei giocatori, quindi un rispetto della figura arbitrale più marcata, e devo dire che stiamo andando in questa direzione, siamo molto contenti. Cosa dire all'inizio dei playoff? In bocca al lupo per Scaramanzia? In bocca al lupo a tutti gli arbitri, perché fanno un lavoro eccezionale. Noi li violentiamo da un punto di vista fisico, nel senso che li facciamo arbitrare praticamente tutti i giorni della settimana, quindi c'è un lavoro organizzativo molto molto delicato e molto importante. Alle spalle sono tutti disponibilissimi, e per questo mi sento, a nome di tutta la Lega Pallavolo e tutte le società di Serie A, di ringraziarli di cuore, perché oggettivamente senza il loro impegno, la loro dedizione e la loro passione non saremmo sicuramente a questo punto. Buongiorno a tutti, è un piacere ritrovarmi qui, salutarvi. In rappresentanza della Lega Serie A femminile, il segretario generale Marco Brunale ha esternato il compiacimento delle squadre da lui rappresentate per la direzione arbitrale di questa stagione, auspicando una maggiore attenzione e concentrazione nelle gare dei play-off. Siamo convintissimi tutti che il settore arbitrale italiano abbia fatto dei grandissimi lavori in questi anni e che gli arbitri italiani siano veramente bravi. Ciò non toglie che in determinate situazioni, in determinate partite, ci possono essere dei problemi e degli errori, ma come sta ovviamente nella natura dello sport, nella natura del gioco. Noi non possiamo lamentarci assolutamente nel settore arbitrale. Collaboriamo bene, chiediamo come sempre maggiore attenzione e maggior impegno, perché ovviamente anche il settore arbitrale sia di Serie A, come del resto le nostre società, le nostre squadre devono essere di Serie A, quindi sempre al top. Per quanto riguarda la fase dei play-off, ci aspettiamo ovviamente una maggiore attenzione, un maggiore impegno, perché è la fase cruciale di tutto il campionato, la fase dove sia da un punto di vista di pubblico e di media c'è la maggiore attenzione, la maggiore attrazione, e quindi siamo sotto il controllo di tutti. Quindi anche nel settore arbitrale ci aspettiamo il massimo delle performance, e questo siamo sicuri che insomma, e ci auspichiamo che ci saranno. Hanno fatto gli onori di casa i presidenti del Comitato regionale dell'Emilia-Romagna, Silvano Brusori, e del Comitato provinciale di Bologna, Rosario Paladino. Siamo onorati di ospitare un incontro di questo tipo. Però noi abbiamo bisogno, veramente, credo tutti, e questo ci metto anche i giornalisti, abbiamo un po' bisogno tutti di confronto, cioè abbiamo bisogno tutti di confronto. Il consigliere federale Giorgio Giusfredi ha infine chiuso i lavori, sottolineando l'importanza di questi incontri, confermando la volontà da parte della classe arbitrale di confrontarsi con la stampa, non solo per favorire il proprio settore, bensì per lo spettacolo dell'intera disciplina. Gli arbitri qui presenti, perché noi siamo consapevoli e vogliamo metterci in discussione.